Primo incontro dei quattro prefetti del Friuli Venezia Giulia con il presidente della regione Massimiliano Fedriga nelle vesti del suo nuovo ruolo, commissario per l'emergenza profughi ucraini. Necessario un coordinamento anche con la protezione civile e la parte sanitaria, motivo per cui alla riunione era presente il vice Riccardo Riccardi. I prefetti rimarranno comunque i riferimenti per la questione accoglienza, insieme ai comuni e alle associazioni si stanno ancora cercando alloggi, in particolare seconde case, da mettere a disposizione dei profughi ucraini, ma altri se ne dovranno trovare ancora, se non altro in via precauzionale, spiega il prefetto di Trieste, Annunziato Vardè. Penso di sì, perché non sappiamo quanto durerà la crisi internazionale e più tempo passa, più aumenta il flusso dei cittadini ucraini. L'aumento del flusso si vede nelle questure, dove i nuovi arrivati devono registrarsi entro 8 giorni. A Trieste ieri l'hanno fatto in più di 70, creando anche qualche problema logistico. Oggi è andata un po' meglio, ma dal momento che si tratta spesso di donne e bambini si sta pensando a soluzioni specifiche. Se ne parlerà in un incontro in prefettura nel pomeriggio. Vedremo di stabilire un percorso condiviso secondo le specifiche competenze di ciascuna articolazione per gestire al meglio questo flusso di ingressi. Che flussi cresceranno lo conferma Marina, un'ucraina arrivata in questura a Trieste per registrare figlia e madre appena giunte in città. Le hanno scritto, le hanno detto possiamo venire in Italia? Sì. Quanti? Non lo so, chi conosco io già 20 persone.